appetiva stranamente la gloria e non lasciava tratto né a dire né a fare onde credesse di potersi acquistar nome o di galante o d'arguto. Era scarso della persona e anzi mingherlino che non, e per questo se gli diceva Lorenzino non rideva ma ghignava, e tutto che gli fosse piuttosto graziato che bello, avendo il viso bruno e malinconico, non di meno fu nel fiore della sua età amato fuor di modo da Papa Clemente, e con tutto ciò ebbe animo di volerlo ammazzare. Si mise a corteggiare il duca Alessandro e seppe con esso così ben fingere, così bene si sottomesse al duca in tutte le cose e per tutti i modi, che gli diede a credere che gli facesse la spia da dovero, tenendo simulatamente segrete pratiche a quei fuoriusciti ed ogni giorno mostrandogli lettere, or da questo ricevute, ora da quell'altro di loro. E perché si mostrava di vilissimo cuore, non volendo non che portare o maneggiare armi, sentirle ricordare, il duca ne prendeva piacere come di pusillanimo, e non tanto perché egli studiava, quanto perché andava molte volte solo e pareva che non apprezzasse né roba né onori, lo chiamava il filosofo, dove dagli altri che lo conoscevano era chiamato Lorenzaccio. Aveva il duca tanta sicurtà presa sopra Lorenzo che non gli bastando di servirsene come di ruffiano, così con le donne religiose come con le secolari o pulzelle o maritate o vedove o nobili o ignobili o giovani o attempate che le si fossono, che lo ricercò ancora che gli volesse condurre una sorella di sua madre da canto di padre, giovane di meravigliosa bellezza ma non punto meno pudica che bella, la quale era moglie di Leonardo Ginori ed abitava non guari lontana dall'uscio di dietro del palazzo dei Medici. Lorenzo, il quale non aspettava altro che una simile occasione, gli mostrò che vi sarebbe difficoltà, pure che da lui non resterebbe, dicendo che alla fine fine tutte le donne erano donne, tanto che la farebbe condescendere per ogni modo alle voglie loro. Ed in quel mentre andava intertenendo, non meno di fatti che con parole, un Michele del Tavolaccino, per soprannome Scoronconcolo. E così parendogli che quella notte fosse il tempo, favellò dopo cena nell'orecchio al duca e gli disse che aveva finalmente con promissione di danari disposto la zia perché quando tempo gli paresse se ne venisse solo e cautamente in camera sua, guardandosi molto bene che per l'onor della donna nessuno li vedesse né entrare né uscire e che egli incontinente andrebbe per lei. Arrivato il duca in camera di Lorenzo, nella quale ardeva un buon fuoco, si scinse la spada e fussi gettato in sul letto, la quale spada prese subito Lorenzo ed avvolta presto presto la cintura agli elsi, perché non si potesse così tosto sguainare, gliela pose al capezzale e detto che si riposasse tirò a sé l'uscio e andò via. E trovato Scoronconcolo, disse Lorenzo con lieta cera, egli non ci può fuggire dalle mani. Lorenzo, alzato il saliscendo, entrò dentro e disse, signor, dormite voi? E il dir queste parole e l'averlo passato con una stoccata ad una mezza spada fuor fuora da una parte all'altra fu tutt'uno. E avendolo rispinto sul letto ve lo teneva a rovescio aggravandoseli con tutta la persona addosso, e perché egli non potesse gridare, fatto sommesso del dito grosso e dell'indice della mano sinistra, gli inforcò la bocca dicendo, signore, non dubitate. Allora il duca, aiutandosi quanto poteva il più, gli prese coi denti il dito grosso e lo stringeva con tanta rabbia che Lorenzo, cadutogli addosso e non potendo menar la spada, ebbe a dire a Scoronconcolo che l'aiutasse, il quale mise mano a un coltello che gli aveva per sorte con esso seco, e ficcatolo nella gola del duca andò tanto succhiellinando che lo scannò.
diedegli poiché fu morto dell'altre ferite, per le quali versò tanto sangue che allagò quasi tutta la camera. Erasi sentito da quei di casa, ed in particolare da Madonna Maria, madre del signor Cosimo, alcun rumore e calpestio di piedi, ma nessuno s'era mosso, perché Lorenzo a questo fine aveva usato più tempo innanzi menare in quella stessa camera di molte brigate, e come fanno i baioni, quasi si azzuffasser davvero, correr di qua di là gridando: dagli, ammazzalo traditore, tu mai morto, ed altre voci somiglianti. Si può forse evitare. Ammazzalo! Dagli! Ammazzalo! Ammazzalo! Dagli! Ammazzalo! Traditore! Tu mai morto! E allora? Che storia devo leggervi, sorella? La mia gattina vuole scherzare.
Capisco forse i tuoi libri latini. Questo qui non è affatto in latino, è tradotto. È la storia romana. È una storia di sangue. Ma voi chinate il capo. Siete inquieta. Inquieta no, ma afflitta. Non hai sentito ripetere questa fatale storia di Lorenzo? Eccolo, ahimè, la favola di Firenze. Sorella mia, la viltà non è un delitto. Il coraggio non è una virtù. E perché biasimare la debolezza? Rispondere dei battiti del proprio cuore è un triste privilegio. E perché quel ragazzo non dovrebbe avere il diritto che è di tutte noi altre donne? Una donna che non ha paura di niente non è amabile, dicono. E tu ameresti un uomo che ha paura? Lorenzo è tuo nipote, ma fosse un altro, che ne penseresti? Non ne parliamo, Caterina. È abbastanza crudele per una madre non poter parlare del proprio figlio. Ah, questa Firenze. È qui che si è perduto. Figliuolo! Sai che sogno ho fatto questa notte? Che sogno? Non era un sogno, perché non dormivo. Ero sola in questa grande sala. Il lume era lontano, su quella tavola, accanto alla finestra. Porca madre. Pensavo ai giorni quando ero felice, ai giorni della tua infanzia, Lorenzino. Guardavo la notte oscura e mi dicevo: no, non tornerà che a giorno. Lui che una volta passava le notti a studiare. Gli occhi mi si riempivano di lacrime e scuotevo la testa sentendole scorrere. Tutto a un tratto ho sentito camminare lentamente nella galleria. Mi son voltata. Qualcuno vestito di nero mi veniva incontro con un libro sotto un braccio. Eri tu, Renzo. Come torni presto, ho detto. Ma lo spettro si è seduto vicino al lume. Senza rispondermi, ha aperto il libro e io ho riconosciuto il mio Lorenzino d'un tempo. Ah!
può forse evitare un destino deciso dagli dèi, Cesare esce. Quando muoiono i mendicanti non si vedono comete, cioè gli stessi proclamano avvampando la morte dei principi. I vigliacchi muoiono molte volte prima della morte, però di una sola volta, che dicono gli auguri, vorrebbero che oggi non uscissi. Il pericolo sa bene che Cesare è più pericoloso di lui, Cesare esce, il mio manto... E allora? Lady di Marzo sono giunte. Sì, Cesare, ma non trascorse. Siamo pronti? Perdono, Cesare, perdono. Vedi, ai tuoi piedi si prostra Cassio a implorare grazia per Publio Cimbro. Vattene. Vuoi smuovere l'Olimpo? Parlino le mie mani. Ammazzalo! Tagli! Ammazzalo! E allora?
E allora? Che mai è più stimolante per un intenditore della corruzione in fasce vedere in una ragazzina di 15 anni la prostituta avvenire, studiare, seminare, infiltrare paternamente il pilone misterioso del vizio in un consiglio amico, una carezza al mento, dir tutto e non dir niente, abituare piano piano l'immaginazione che si sviluppa a dar corpo ai suoi fantasmi, a toccare quello che le fa orrore, a disprezzare ciò che la protegge. E che tesoro di bambina, per una notte deliziosa di vostra altezza, quanto pudore, una gattina che smania per gli intingoli ma non vuole sporcarsi la zampina, pulita come un'olandesina, la mediocrità borghese in persona. Disgrazie inevitabili. Che volete che faccia la gioventù con un governo come il nostro? Che ne segue? Esultanza pubblica. Non vedono più in là. E poi una bella mattina si risvegliano, istupiditi dai fumi del vino imperiale, e vedono una sagoma sinistra al finestrone del palazzo dei pazzi. Domandano chi è quel personaggio e gli rispondono che è il loro re. L'imperatore e il papa hanno partorito un bastardo che ha diritto di vita e di morte sui loro figli, e non sa manco il nome di sua madre. Vedevo nel mio sogno attraversare mia sorella il nostro giardino. No. Una lanterna cieca nella mano. No. E coperta di pietre preziose. No. Dio sa che è solamente un'illusione. No. Ma un'illusione troppo forte perché il sonno davanti a lei non fugga. No. Ora dilegua il mio folle terrore. Insensato. Gli occhi miei si riempiono di lacrime. Come se la mia povera sorella avesse corso un pericolo davvero. Che sento? Chi si muove là tra i rami? Sono desto. È il fantasma di mia sorella. Una lanterna cieca nella mano e una collana accesa le scintilla sul petto ai raggi della luna. Dove vai? Dove vai, Gabriella? Il bravo uomo del fratello preso da sonnambulismo. Olà, fermatevi! Che cercate? Dov'è mia sorella? La tua spada! Difenditi, assassino! Alto là, scimunito! Niente fretta! Oh, vergogna, oh miseria, miseria! Se vi sono delle leggi a Firenze,
Se una qualche giustizia vive ancora sulla terra, per quanto di vero e sacro c'è ancora al mondo, mi getterò ai piedi del duca. Lui vi farà impiccare tutti e due. I farabutti della vostra specie assassinano impunemente le famiglie, ma che io possa morire, mi sentite? Non morrò a bocca chiusa come gli altri. Debbo colpire, altezza. Via, via, colpire questo poveraccio. Alessandro De Medici. A me mi piacciono queste feste. L'educazione delle classi umili sarà salva abbastanza da impedire alle ragazzine di mettersi a ridere quando i loro genitori piangono. La corruzione è dunque una legge di natura. Quel che si chiama virtù è dunque l'abito della domenica che si indossa per andare a messa. Per umanità, che nome hai dunque? Quello della tua razza o del tuo battesimo? Oh mio, un po' d'ardimento! La Repubblica! Ecco la parola che fa per noi. E quando anche non fosse che una parola, è comunque qualcosa, dal momento che i popoli si levano in piedi se è nell'aria. I disordini della corte irritano il Papa. Le azioni del duca non hanno altro giudice che lui stesso. È Lorenzo de' Medici che offende il Papa. Renzo, c'è Ser Maurizio che ce l'ha con te. Porca vigliacca. Monsignore, che ne dite? Ebbene, la tua allegria svanisce così presto? Mi cugino, via! Tu fai vergogna al nome dei medici! Io non sono che un bastardo e lo porterei meglio di te, che sei legittimo! Una spada!
una spada! Un Medici non si lascia provocare così! Oggi, qui, a me, tutta la corte da vederlo! Vorrei Firenze intera! Sua Altezza mi deride! Ho appena riso! Adesso sono rosso di vergogna! Una spada! Che bella maglia di ferro. È di filo d'acciaio. La lima più acuta non potrebbe roderla. Ed è leggera come una seta. E a prova di pugnale. Fate il ritratto dei vostri sogni. Farò posare per voi qualcuno dei miei. Ahimè, i sogni degli artisti mediocri sono piante difficili a nutrire. Li si annaffia di troppo amare lacrime per farle prosperare assai ben poco. Complimenti a parte, è una bella cosa. Niente eccezionale, è vero, perché dovrei lusingare un uomo che non si lusinga da sé. È un paesaggio o un ritratto? Da che parte bisogna guardarlo, il lungo o il largo? È la veduta del Campo Santo. Quanto c'è da qui all'immortalità? L'immortalità è la fede. Quelli a cui Dio ha dato ali ci arrivano sorridendo. Parli come un allievo di Raffaello. Era il mio maestro. Ti farò dipingere la mazzafirra nuda. Io non rispetto affatto il mio pennello, ma la mia arte. Non posso fare il ritratto di una cortigiana. Il tuo Dio si è pur dato la pena di farla? Tu ti puoi dare quella di dipingerla, me la fai? Una veduta di Firenze? Sì, monsignore. E come la farai? Dipingerai Firenze, le sue piazze, le case, le sue vie? Sì, monsignore. Perché dunque non puoi ritrarre una cortigiana? Se puoi dipingere un luogo infame? Non mi hanno ancora insegnato a parlare così di mia madre. Che cosa chiami tua madre? Firenze, monsignore. Allora sei un bastardo! Perché tua madre è una prostituta! Le famiglie a Firenze hanno un bel vociare. Il popolo e i mercanti hanno un bel dire. I medici governano per mezzo della loro guarnigione. Ci divorano come una escrescenza velenosa divora uno stomaco malato. Ed è grazie alle alabarde che vanno e vengono sulla piattaforma che un bastardo, un mezzo medici, un tanghero che il cielo aveva fatto per essere garzone di beccaio o bifolco, dorme nei letti delle nostre figlie, si beve il nostro vino e per di più è pagato per questo.
giorno di sangue, giorno delle mie nozze. Sole, sole, e tanto che sei asciutto come il piombo, muori di sete, sole, tu ubriacherai il suo sangue. Oh mio, vendetta, da quant'è che ti crescono le unghie, o denti, d'ugolino, vi serve il cranio, il cranio. Amigliacco ruffiano, il magro mulino, padri, figli degli addì senza fine. La rive dell'Arno piene d'addì, i monelli la scrivono sui muri. Ridi, vecchio, ridi, nel tuo berretto bianco crescono le mie unghie, il cranio! Il cranio! Mi piace spaventare il vicinato. Dio non voglia, quanti odi inestinguibili, implacabili, non sono cominciati così. Un discorso, i fumi del vino ciarlieri sulle turgide labbra di un debosciato, ed ecco le guerre di famiglia, i coltelli sguainati, si è insultati e si uccide e si è uccisi. Presto gli odi si radicano. Si culla il figlio nella bara degli avi e intere generazioni escono di sotterra con la spada in mano. Mi ci è voluto che la tirannia mi colpisse in faccia per farmi dire agiamo. E la mia vendetta ha i capelli grigi. Amo, forse Alessandro. No, non l'amo, ne sono sicura. Ho detto no in confessione e non ho mentito. Perché il duca mi assilla? Perché in tutto questo c'è una calamita, un fascino inesplicabile che mi attira. Quanto sei bella, Firenze, ma quanto sei triste. C'è in te più di una casa in cui Alessandro è penetrato di notte, avvolto nel suo mantello. È un libertino, lo so. Perché ti mescoli a tutto questo, Firenze? Chi amo dunque? Te. Lui. Voi altri uomini vi costa nulla sacrificare la pace dei propri giorni, la santa castità dell'onore, financo i figli. Darsi, finalmente darsi. Ma non ne vale la pena. A che pro stare a sentire una donna? Una donna che parla d'altro che di chiffon e libertinaggio non è di moda. Sognate ad occhi aperti. Non parliamone più. È un po' noioso. Essere un re, sai cosa significa? Avere su due braccia 100.000 mani. Essere la fortuna e la disgrazia. Ah, che brivido mortale. Come tremerebbe quel vecchio del Vaticano se tu aprissi le ali, aquilotto mio. Com'è lontano, Cesare. La guarnigione t'è così devota. S'annienta un esercito, non s'annienta un popolo. Il giorno in cui dirai... Metto il mio anello d'oro al dito della mia bella Firenze e i suoi figli sono i miei figli. Cos'è un popolo che solleva il suo benefattore tra le braccia? Le tasse, purché le paghino, che mi importa? Prima o poi t'assassineranno. Ah, la posterità, non hai mai visto questo spettro al capezzale del tuo letto? Tu vivi, sei ancora in tempo, ti basta una parola... Ti ricordi del padre della patria?
Dichiara Firenze indipendente. La pagina non si è voltata nel libro di Dio. Basta, mia cara, basta. Tu che non hai ammessa e che tieni solo alle tasse, sei sicuro che l'eternità sia sorda? Belle gambe. Oh, m'esalto. Amico mio, come sei prode, come sei bello. Ah, che io non mi sia perduta in vano. Sono donna, ma sì, sono ambiziosa. Non per me, ma per te. Per te, la mia cara Firenze. Dio, Dio, sei testimone di quanto soffro. Che diavolo ti impicci di politica? Tu stai bene così, da vera donna. Se... La cibo è mia. Mi dispiace. Farà torto alle altre. Ma no, ma già stancato. Dimmi, carino, chi è quella bella donna che vezzeggia i suoi fiori alla finestra? Non è niente. La riconosco benissimo, è tua zia. Portala a cena. E la cibo? Hai una zia che mi piace. Dove sei, marito mio? È mezzogiorno passato. Passeggi sul terrazzo dai grandi castagni. I garzoni della fattoria desinano all'ombra. Gli alberi consegnati alle tue cure mormorano religiosamente sulla testa bianca del loro vecchio padrone, nel mentre l'eco delle nostre arcate ripete con rispetto il suono del tuo passo tranquillo. Ho perduto il tesoro del tuo onore. Non stringerai più al petto un cuore degno del tuo. Sarà una mano tremante a recarti il tuo pasto della sera. Quei fiori sulla tavola. Questi, ai piedi del letto. No! Niente fiori. Il lume. Qui. Il lume. Lasciamo stare. Il lume. La spada. Il cinturino. Attorno all'elsa è semplice, coricato, seduto, in piedi. No, seduto. Ci avviciniamo. Ci avviciniamo. Il sole tramonta. Non ho tempo da perdere. Pure tutto somiglia al tempo perso. Chiedi l'elemosina, Filippo. L'onore. Dobbiamo liberarci dei medici, Lorenzo. Bada a te, Filippo. Tu stai pensando alla felicità umana. Io son prezioso per voi, perché ucciderò Alessandro. Tu? Vi ripeto che da qui a qualche giorno non ci saranno più Alessandri dei Medici a Firenze. Filippo, Filippo, bada a te, hai 60 anni di virtù sulla tua testa grigia. Io ero buono e per mia eterna disgrazia ho voluto essere grande. Tutti i Cesari del mondo mi facevano pensare a Bruto. Volevo prima uccidere Clemente VII. Non ho potuto farlo perché mi hanno bandito da Roma prima del tempo. Ho ricominciato il lavoro con Alessandro. Piangi. Alessandro verrà in un certo posto da cui non tornerà. Sei il nostro Bruto. La tua tristezza
Mi spezza il cuore. Me ne ricordo ancora. Mi sarei messo a piangere quella prima ragazza che ho sedotto. Se essa non si fosse messa a ridere. Filippo, entrai allora nella vita. Tutte le maschere cadevano ai miei occhi. L'umanità sollevò la sua veste e mi mostrò la sua nudità mostruosa. Ho visto gli uomini quali sono e mi son detto: per chi lavoro? Percorrevo le strade di Firenze col mio fantasma al lato. Cercavo i volti che mi dessero coraggio e mi chiedevo: quando avrò fatto il colpo, sarà quello lì a giovarsene? Mi son perduto senza che gli uomini sappiano approfittarne, né tantomeno comprendermi. Ma se eri onesto, quando avrai liberato la tua patria, tornerai ad esserlo. È troppo tardi. Sono ormai il mio mestiere. Il vizio è stato per me un vestito. Adesso sei incollato alla mia pelle. Non lavorare per la patria. Filippo. Io credo all'onestà dei repubblicani. Ne ho abbastanza di vedermi sputare addosso da vigliacchi senza nome, che mi subissano di ingiurie. Per dispensarsi d'ammazzarmi! Ne ho abbastanza di sentire sbraitare a tutti i venti la ciancia umana. Domani forse ucciderò Alessandro e l'umanità si terrà sulla guancia lo schiaffo insanguinato della mia spada. Mi chiamino come vogliono, Bruto o Erostrato. Non mi piace che mi dimentichino.